ritrovati con la rassegna stampa di oggi, questa è la terza edizione, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, il numero dei guariti supera quello dei malati, crescono le vittime giornaliere, sono 369, trend contagi torna a salire, 1,67. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus il numero dei guariti supera quello dei malati. I primi sono infatti 93.245, e mentre gli attualmente positivi sono i 91.528. Il numero così alto di pazienti guariti nelle ultime 24 ore, oltre 8.000, sottolinea la protezione civile, appunto, è dovuta ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti. Coronavirus, aziende siciliane all'antimafia dicono i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione, consegnano ai clan la gestione del bisogno. La lettera di una ventina di imprenditori, associazioni Amorra e Fava, a distanza di 60 giorni dal lockdown, comunicando di aver processato soltanto il 4% delle pratiche di cassa integrazione ricevute, la Regione Sicilia è incapace di offrire risposte alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie e consegna quindi di fatto alle mafie la gestione di un bisogno che quest'ultima. Sicilia si dimette, dirigente del Dipartimento Lavoro aveva firmato l'accordo sul bonus ai dipendenti per accelerare le pratiche CIG, appunto. Giovanni Vindigni aveva concordato con i sindacati una bozza d'intesa che prevedeva un premio di 10 euro per ogni domanda evasa. Il governatore Musumeci annuncia un'indagine interna anche su quantità e qualità del lavoro prodotto in questi 10 giorni dai dipendenti collocati, un lavoro agile. Coronavirus, 900.000 famiglie e 700.000 imprese hanno chiesto moratoria sui prestiti al fondo di garanzia, le piccole e medie industrie ci hanno fatto 90.000 domande, ci sono state ancora molto poche rispetto al totale delle richieste delle PMI, insomma le pratiche per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia pubblica arrivate a destinazione, punto sono. E sono poco più di 50.000 le persone che hanno chiesto la sospensione della rata del mutuo sulla prima casa. I sindacati dei bancari denunciano un clima d'odio che cerca responsabili dei ritardi. Coronavirus plasma terapia, cos'è e come funziona? Risultati di sperimentazione pronti a breve, ma la tecnica è stata ideata nel 1982. Non è una cura segreta, nonostante sui social stia montando una polemica e nonostante la doverosa prudenza degli scienziati e ricercatori, sembra efficace. Già utilizzata per Ebola e SARS, è stata somministrata a Wuhan in Cina. Al San Matteo di Pavia studiano i dati punto per pubblicare la ricerca. Notizie da Napoli e dalla Campania. Posti letto, tamponi e test rapidi. De Luca incontra l'ASL e ospedali per il piano sanitario della fase 2 in Campania. Coronavirus, si è svolta appunto oggi, convocata dal presidente Vincenzo De Luca, una riunione con tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere della Campania e con la task force regionale per fare il punto sull'organizzazione della sanità. In particolare sono state affrontate le tematiche legate alla fase 2 e alla definizione quindi di un piano regionale che sia efficace e adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture. Si è discusso innanzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale, presidi Covid e nuovi posti letto in terapia intensiva, potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening, sono i tamponi e i test appunto sierologici. Entro una settimana il piano sarà definito e applicato anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale. Notizie da Treviso e dal Veneto. Coronavirus, il Benetton Rugby dona kit diagnostici rapidi all'ospedale Caffoncello via la Sinergia in collaborazione con Progetto Internazionale SRL, azienda trevigiana di import ed export per fornire il nosocomio appunto trevigiano.
I test sierologici donati permettono di evidenziare l'eventuale presenza di anticorpi contro il coronavirus. Oderzo, 500 fedeli in fila per poter fare la comunione, hanno seguito la messa su YouTube, poi sono entrati in chiesa uno alla volta e sono riusciti a ricevere l'ostia dopo 2 mesi di attesa. Scuole dell'infanzia, piano sperimentale per la riapertura in Veneto. Le riaperture negli asili per i bambini da 0 a 6 anni inizieranno dalle province di Venezia e Rovigo, previsti gruppi di massimo 5 bambini con un educatore di riferimento. Il coronavirus colpisce anche il mondo della fotografia, dovremo essere bravi a reinventarci, hanno detto. Vilma Pillon, nota fotografa trevigiana, dice: il periodo è ovviamente difficile, con decine di migliaia di euro andate perse, ma dobbiamo comunque rimanere propositivi. Palestre alla Memphis di Ponzano è tutto pronto per la fase 2, mascherine, guanti, sanificazione dei locali e delle attrezzature più volte al giorno. Così si preparano alla fase 2 i centri della provincia e ovviamente riducendo di almeno la metà il numero dei clienti. Rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia. Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, i guariti superano la somma di infetti e decessi. I casi accertati sono 3.094 con un incremento di 9 unità rispetto a ieri. 3 i morti che portano a 306, il triste totale. In Friuli Venezia Giulia il numero dei guariti da Covid-19 ha superato quello complessivo degli infetti e dei deceduti a causa del virus. Si tratta di un momento importante nella lotta al coronavirus nella nostra regione, che dimostra come gli sforzi e i sacrifici compiuti stiano dando risultati concreti. Lo ha annunciato il vice governatore Riccardo Riccardi commentando i dati odierni relativi all'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia, in base ai quali i casi accertati positivi al coronavirus risultano 3.094, appunto con un incremento di 9 unità rispetto a ieri. Infortunio sul lavoro a Bressa, un operaio si è ferito a un braccio ed è stato trasportato all'ospedale di Udine. Un infortunio sul lavoro nella tarda mattinata appunto a Bressa, in Campo Formido, e per cause in corso di accertamento un operaio, mentre era impegnato in operazioni di smantellamento di una copertura, è rimasto ferito a un braccio riportando una ferita profonda. Mezzo pesante si rovescia in A4, incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste. L'incidente spettacolare è accaduto alle 14.30 appunto lungo l'A4, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze dal punto di vista sanitario e nemmeno per la viabilità, essendosi verificato in un tratto a 3 corsie fra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Cantieri in città, a Udine al via la manutenzione delle strade. Sarà utilizzata una innovativa macchina brevettata per la rigenerazione a caldo dei tratti di asfalto danneggiati. Insomma, le vie interessate appunto ci sono, che riguarderà questo intervento, e che riprendono appunto i lavori pubblici a Udine, e in particolare quelli legati alla manutenzione stradale. L'amministrazione comunale infatti ha affidato una serie di interventi in varie vie ad alto volume di traffico, particolarmente soggetto a usura e cedimenti. Bracconieri in azione a Romance di Sonzo. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, in un'area golenale del torrente Iudiro, 2 uomini sono stati sorpresi in flagranza. Nemmeno il lockdown e l'epidemia da coronavirus fermano i bracconieri, che al contrario sono sempre pronti a entrare in azione. 2 uomini sono stati sorpresi in flagranza di reato. Il nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale Regionale ha contestato loro una serie di illeciti: esercizio della caccia in periodo di chiusura generale, porto abusivo di armi, esercizio della caccia con mezzi non consentiti, quali uso del silenziatore e fonti luminose, detenzione di arma clandestina, omessa denuncia di munizioni e di materiali esplodenti. Cari amici, termina qui questa terza edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.